che la riformulazione di un piano pluriennale socio-economico è un aiuto e un sostegno anche ad una impostazione dei piani dei parchi non visti come tutela passiva del territorio ma anche come strumento di promozione e anche una, dà anche una continuità. Mi aggancio anche al prossimo emendamento, così almeno ci siamo, rispetto alle capacità progettuali degli enti parco, che è una parte che viene molto spesso sottovalutata di questo, rispetto a quello che è l'azione degli enti parco. Hanno una capacità progettuale sia dal punto di vista gestionale e dei percorsi di lungo periodo, sia anche dal punto di vista degli investimenti. E nel complesso degli emendamenti, il tema di mettere a sistema maggiormente le potenzialità e i piani di sviluppo nel futuro degli enti parco costituisce un elemento secondo me positivo che dovrebbe essere evidenziato nella nostra legge al netto di tutti i danni che state facendo nelle altre parti, per cui lo condivido e spero che ci sia anche la volontà da parte della Giunta di recepirlo perché va nella direzione giusta.